Allora, eccoci qua. Allora, inquadriamo questa prima vignetta. Signore e signori, un uomo che ha prestato il suo volto agli spot pubblicitari, che si è esposto in prima persona. Giovanni Rana. No, nel senso, no, mi sono sbagliato, anche se c'è una cosa che può essere assonante, perché ecco, se vediamo Giovanni Rana, lui promuove il pesto alla genovese, mentre invece Ennio Doris la cotoletta alla mediolanum. Perché lui ha inventato una sorta di cotoletta alla mediolanum, ha inventato una cosa particolare, cioè il Family Banker, la sua più grande invenzione. Questo è, che cos'è? Adesso lo scopriamo insieme. Ecco qua, il Family Banker è qualcuno che ti piomba in casa per dirti come spendere i tuoi soldi. Praticamente Ennio Doris ha inventato la suocera. Ha inventato. Beh, adesso andiamo avanti e vediamo insieme come funziona veramente un promotore che ti entra in famiglia. Immaginate, torniamo dalle ferie, sulla porta, e troviamo questo. Dove sei stato? Io qui a occuparmi del mutuo e la pensione e tu in giro a divertirti? Tutti dicono, ma veramente sono stato qualche giorno al mare? Sì, magari col mio capo a fare cerchi sulla sabbia col bastone. Questo si arrabbia, allora si mette a piangere, questo lo consola, su non fare così, ti porto a fare 4 rimbalzi in borsa, e lui, sì, sob, prima di venire qui ero pieno di interessi, adesso interessi zero. E alla fine però fanno pace, col Family Banker si fa pace. Eccolo qui, dai vieni, facciamo pace, andiamo a letto. E il cliente è un po' stupefatto, dice, ma non era quello che pensavo quando Ennio Doris mi ha garantito la massima trasparenza. E infine, i consigli finanziari, visto che tanta gente è venuta qui per questo motivo, fondamentalmente. Ecco qua, uno arriva trafelato all'Audi Palace, mi scusi, sono arrivato in ritardo, che consigli finanziari ha dato Ennio Doris? Ma io non mi intendo di investimenti e mercati. Però, da quanto ho capito, se si vuole superare questa difficile crisi economica, bisogna farsi adottare da Ennio Doris. Bene, grazie.